Prosegue il viaggio di Blogos nel mondo della scuola. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale contro l'Omofobia, che ricorre il 17 maggio, parleremo di questo tema e di come questo tipo di discriminazione trovi spazio proprio in classe. Alla Casa della Conoscenza ho incontrato Matteo Martelli, responsabile del progetto Scuola Cassero e moderatore del convegno di oggi sull'educazione alla diversità. Allora, Matteo, perché secondo te è importante oggi parlare di omofobia a scuola? Guarda, secondo il parere di alcuni questo argomento è molto specifico, molto targetizzato. In realtà parlare di omofobia significa trattare da un certo punto di vista tutte le discriminazioni e le violenze ai danni di qualsiasi persona, quale che sia l'alterità che incarna. È soltanto uno spunto per allargare a 360 gradi il diritto di tutte e di tutti di vivere l'ambiente scolastico in maniera sicura ed accogliente. In effetti parlare di omofobia non significa parlare di un problema che coinvolge soltanto le persone omosessuali, bisessuali e trans. Significa parlare anche dei loro familiari, dei loro amici o di tutte le persone che sentono questo problema perché sono dotate di senso civico e hanno un forte senso della giustizia, ecco. Quindi non coinvolge soltanto una percentuale ristretta, ma è un argomento che riguarda davvero tutte e tutti, perché lavorando su questo tipo di differenza per orientamento sessuale, per identità di genere, in realtà si lavora sull'accoglienza a 360 gradi. Questo gli studenti di solito lo colgono molto bene perché hanno una discreta capacità di astrazione e riescono a specificizzare e generalizzare con molta elasticità. Facciamo un po' più fatica con gli adulti che popolano l'ambiente scolastico, però per fortuna anche tra gli insegnanti ce ne sono di molto aperti, motivati. Quindi dall'esperienza che tu hai nelle scuole hai notato una certa sensibilità sul problema dell'omosessualità, ma della diversità in generale, che a quanto ho capito non è solamente essere omosessuali o lesbiche, insomma, ma anche un certo modo di fare che magari può risultare equivoco. Esatto, brava. Infatti il problema si estende, come hai appena detto, a tutti coloro che per un qualsiasi atteggiamento, comportamento, modo di fare, vengono percepiti come omosessuali pur magari non essendolo. Quindi capisci che il raggio si allarga ulteriormente. La sensibilità delle scuole varia a seconda della scuola stessa e di chi la popola, naturalmente. Certo, c'è ancora tanta ignoranza e l'ignoranza genera paura, la paura genera intolleranza. Quindi è ancora davvero necessario affrontare questo tema, spiegarlo, parlarne, trattarlo con lucidità e chiarezza, di modo da abbattere questo muro di ignoranza intesa proprio come mancanza di conoscenza. Che consiglio potresti dare ai nostri ragazzi che magari stanno ascoltando questa intervista e che magari hanno in classe una situazione di questo tipo? Cioè, si possono rivolgere a voi come centro di Arcigay, insomma, in Cassero? Quali iniziative state proponendo in questo senso? Uh-huh. Noi dal 2002 proponiamo interventi nelle scuole, sono interventi di vario genere, vanno da partecipazione ad assemblee di istituto, autogestioni e cogestioni, interventi curriculari all'interno delle classi scolastiche, ma anche percorsi formativi, strutturati e continuativi, proposti come attività integrativa pomeridiana, quindi molto più approfonditi, ad adesione spontanea di solito. Possiamo attivare tutte queste iniziative, basta chiamarci, contattarci, un nostro indirizzo è scuola@cassero.it, risponde il progetto scuola del Circolo Arcigay Cassero. Grazie mille e arrivederci a presto. Grazie a te. L'appuntamento con il mondo della scuola per oggi termina qui. Alla prossima, un saluto a tutti da Letizia.